volevo ringraziare i sindacati di base, in modo particolare i Cobas che ci hanno invitato. Unicobas. Ringraziamo Unicobas, davvero grazie, davvero grazie, grazie. Davvero grazie. E siamo venuti molto volentieri, insomma, a numero abbastanza cospicuo per quelle che sono le nostre forze, perché noi da tempo pensiamo che dobbiamo essere con chi lotta e con i rappresentanti, senza fare nessun tipo di distinzioni. Chi lotta per i lavoratori, chi lotta per rappresentare cause giuste, noi ci andiamo, al di là che possa essere una sigla piuttosto che l'altra. Fra l'altro, non funziona. Fra l'altro, ci fa ancora più piacere perché questa piazza a noi ci è molto cara, perché ci abbiamo passato settimane e settimane, per non dire mesi, a fare le iniziative e a fare quello che ha detto la lavoratrice della Coop, che ho apprezzato tantissimo, e cioè a provarsi alla testa. Noi insieme ad altri ci abbiamo provato in questa piazza, ma da altre parti, ma qui insomma in modo particolare, e quindi ci fa ancora più piacere essere qui con voi. E vi ringraziamo davvero di aver promosso lo sciopero della manifestazione, compresa la manifestazione a Piombino, perché voi provate a dire che i lavoratori non devono essere schiavi, perché a questo siamo arrivati, i lavoratori sono schiavi. E della Costituzione italiana non c'è rimasto assolutamente niente. È vero, noi il 4 dicembre dell'altro anno l'abbiamo difesa con quel referendum, ma in realtà è vuota, è un guscio vuoto, se non difende i lavoratori, se non difende i più deboli. E quindi a maggior ragione è importante che facciate queste iniziative e proviamo a farle insieme, perché solo insieme c'è la possibilità di far sì che sia una manifestazione, non tanto per dire l'abbiamo fatto, non ci frega un cazzo di che abbiamo fatto una manifestazione, ci interessa il fatto di poter incidere su questa realtà e smettere di essere schiavi. Io, quando l'ho detto altre volte, vedo in televisione vecchi filmati del 1970 per dire, quando appunto l'approvazione dello statuto dei lavoratori, e veniva intervistata gente a viso aperto senza nessun problema, e ora quando viene intervistata spesso si mettono il passamontagna per non farsi riconoscere, perché non hanno più diritto nemmeno la civiltà in questo paese, non c'è rimasto più nemmeno il diritto di esprimere la propria opinione quando si parla di lavoro. E allora dico, siamo schiavi e queste catene ce le dobbiamo togliere, ce le possiamo togliere solamente se siamo insieme, a partire da realtà come quella di Piombino. Piombino e dintorni era una realtà terremotata, è come se ci fosse passato il terremoto, è come se ci fosse passata una guerra qui. E per questo Piombino doveva, e non è successo, e deve diventare un'emergenza nazionale, deve essere un'emergenza nazionale, insieme a tutte le altre realtà, a partire da quella siderurgia, mettere insieme realtà e siderurgia, fare un piano nazionale della siderurgia e fare in modo che si ponga il problema di un settore strategico come quello dell'acciaio in tutta Italia. E solo insieme c'è la possibilità di farlo. Per fare questo però bisogna, e aveva ragione la dipendente della Coop, bisogna provare a far sì che la storia siamo noi, noi diventare i protagonisti del nostro destino. Non c'è nessun'altra possibilità, non ce la regaleranno, non ci regaleranno niente, se non il fatto di essere ancora schiavi, di avere altre catene e altre palle al piede, questi ci regalano continuamente. E allora, a partire dal fatto che siamo un'area di crisi complessa, perché il fatto di averci riconosciuto che a Piombino siamo un'area di crisi complessa, un sito di interesse nazionale per quanto riguarda anche i problemi ambientali, bisogna fare in modo che il governo faccia interventi eccezionali su questo territorio. Siamo in una situazione eccezionale e bisogna costringere il governo a fare interventi eccezionali su questo territorio. Bisogna dire allora che Rebrabbe deve essere mandato via una volta per tutte, senza se e senza ma, sia dalla parte dell'industria, sia dalla parte della logistica e dell'agroindustriale. Non ce lo dimentichiamo questo, perché lui tiene in scacco un pezzo intero del territorio. Logistica, agroindustriale, solamente diretti, si parla di altri 700 posti di lavoro. Non c'è solamente l'acciaieria, c'è anche quest'altro pezzo, per cui Rebrabbe deve andare via in toto, completamente. E per fare questo allora chiediamo che lo Stato, con un intervento eccezionale, visto che siamo in una situazione eccezionale, che anche se arriveremo e ci siamo a un contenzioso legale con Rebrabbe, però riprenda in mano lo stabilimento. La Costituzione glielo consente e bisogna costringerlo. E bisogna costringerlo a far sì che anche nel periodo di contenzioso legale, che può durare tanto tempo, i treni di laminazione vengono riavviati. Lo Stato ci mette soldi per comprare i suoi prodotti e faccia riavviare gli unici impianti che possono lavorare, i treni di laminazione, perché così almeno una parte torna al lavoro e non si vive più solo di ammortizzatori sociali. E
costringere lo Stato a fare interventi eccezionali anche sulle bonifiche, sugli smantellamenti d'emergenza e sulle bonifiche. Ha ragione chi ha posto il problema in questi giorni sui giornali, Lega Ambiente. Ci sono impianti che stanno crollando, l'ha detto. C'è la cokeria, sta crollando. Ci sono impianti pericolosi e ci sono sostanze pericolose, letali, che si stanno diffondendo dentro la fabbrica, colpiscono poi i lavoratori e colpiscono la città, visto che la fabbrica è così vicina alla città. Allora bisogna che ci siano interventi di emergenza del governo per fare sì che ci siano smantellamenti, messa in sicurezza degli impianti e far partire finalmente le bonifiche, perché se non partono le bonifiche non c'è possibilità di pensare a una diversificazione economica del territorio. Per fare questo però, proprio perché non ci regaleranno, bisogna provare a unire le lotte. È finito il momento, ognuno per conto proprio e uno contro l'altro, per fare una tessera in più, per avere un consenso più, non ce ne frega un cazzo della tessera in più, del consenso più. Questo vale anche per noi di Garficica. Insieme, insieme, che è una vittoria diversa, questo territorio, insieme, solo vince la possibilità di poter avere la speranza. Noi abbiamo provato a mettere insieme tutte le forze politiche, quelle che hanno una visione diversa da quelle che ci hanno portato a questo disastro, politiche, sindacali e sociali. Venerdì ci abbiamo la prossima riunione, proviamo a fare un documento insieme e su questo proviamo a fare lotte quante più forte possibile, prendendoci tutte le responsabilità che ci sono da prendere, perché siamo arrivati all'ultimo giro, alla fine del disastro, e non abbiamo nessun problema a chiedere dimissioni, non abbiamo nessun problema a chiedere dimissioni di chi deve levarsi da coglioni di questo territorio, non solo per fargliela pagare, ma non è solo per fargliela pagare, è per il fatto che se rimangono qui in regione e nello Stato quelli ci hanno portato a questo disastro. Ma quale fiducia possiamo avere in queste persone? Quale credibilità possono avere nei nostri confronti, visto che ci hanno portato a questo disastro? E con quale arroganza ci hanno portato a questo disastro? Non abbiamo nessun problema, l'abbiamo già fatto e lo rifaremo di chiedere le dimissioni. Allora noi abbiamo cominciato un percorso per provare a mettere tutti insieme. Ti invitiamo il prossimo lunedì, come lo faremo a altri che c'erano ieri sera, un bel numero, altri che non era presente, ma le inviteremo. Proviamo insieme a fare sì che la storia siamo noi diventa un pezzo completo di una pagina nuova di Piombino. Piombino ha bisogno di un'altra medaglia d'oro, l'ha presa per la resistenza, ne deve prendere un'altra per ricostruire la propria identità. Altri partigiani sempre, noi ci siamo. Grazie Paolo per l'intervento. Grazie. Il solito trasporto. No, volevo. Non abbiamo finito, ci sono ancora altri interventi.